Ciao a tutte e benvenute alla prima lezione di uncinetto iperbolico. Quest'oggi voglio spiegarvi come realizzare un piano iperbolico. Queste istruzioni vi ricordo e vi ricorderò sempre che le trovate nel blog, nelle varie sezioni del blog, c'è il tutorial scritto. Ma per questioni, insomma, anche di lingua, ecco, ho deciso di realizzare questi video, appunto perché mi è stato richiesto tantissimo. Allora, per realizzare questa forma iperbolica ho scelto un cotone grosso e sto utilizzando un uncinetto numero 4, quindi su per giù, sì, 4, 4 e mezzo. Per farvelo vedere, ma comunque io vi consiglio di usare per ottenere un effetto più scultoreo e rigido un filato sintetico, perché per esempio con la lana avreste un effetto più morbido, quindi non viene rigido e compatto, ma il cotone anche si presta molto bene a dare quell'effetto. Però appunto ve lo consiglio di usare anche un uncinetto più piccolo, proprio per renderlo più fitto, più scultoreo, come detto poc'anzi. Allora, partiamo con questa prima forma iperbolica. Facciamo subito 15 catenelle. Quindi prendete il filo, fate il cappietto e fate le vostre 15 catenelle. Una, 2, 3, 4, 15. Perfetto, abbiamo le nostre 15 catenelle semplicissime. Dopodiché andiamo subito a ragionare, cioè noi in questa forma iperbolica utilizzeremo le maglie basse perché le maglie basse conferiscono compattezza al vostro pezzo e quindi farete un'altra catenella che funge da prima maglia bassa, poi andrete a farne altre 4. Di seguito una, due, tre e quattro. Ma in realtà sarebbero cinque, perché io considero la prima catenella la prima maglia bassa. In questo caso, quindi in quella successiva ancora fate un aumento di due maglie basse nella stessa. Non so se riuscite a vedere. Ne ho fatta una, la faccio nello stesso punto, un'altra maglia bassa. Continuiamo. Cinque maglie basse, quindi siamo alla seconda, terza, quarta, e quinta. Alla sesta aumentate, quindi fate una maglia bassa, così, e poi un'altra ancora nello stesso punto di prima. E abbiamo due maglie basse. Allora, voi per ottenere la forma finale
Dovete fare questo procedimento per tutti i giri. Ricapitoliamo. 5 maglie basse e un aumento. 5 maglie basse e un aumento. E continuate così per tutto il giro, per tutti i giri che verranno. Facendo soltanto questa operazione, voi otterrete la vostra forma iperbolica, in questo caso il vostro piano iperbolico. Ho fatto le mie 5 maglie basse senza fare la catenella iniziale, in questo caso, perché ormai il lavoro è avviato, e ho fatto un aumento e io continuo sempre così. 1, 2, 3, 4, 5 e aumento di 2 maglie basse nella stessa maglia sottostante. Continuiamo, semplicemente continuate. 1, 2, 3, 4, 5 e aumentate. Poi ogni fine del giro, come finisce, finisce, non vi dovete preoccupare. E continuate a fare questa operazione. 2, 3, 4 e 5 e aumento di 2 maglie basse nella stessa sottostante. Continuiamo. 1, 2, 3. 4 e 5 e aumento. E finiamo con chiaramente un'altra maglia. Va bene, io proseguirò a fare questa operazione. Già vedete come si sta iniziando ad attorcigliare un po'. Ecco. Va bene, ci vediamo al risultato finale. Eccoci, allora. Questo è il risultato finale, utilizzando appunto il cotone che avevo, del piano iperbolico. Ovviamente per averlo più grande e più arricciato dovrete fare ancora più giri. Poi ovviamente ho utilizzato un cotone più grosso. Ribadisco, vi consiglio di utilizzare un filato, anzi non l'avevo detto, lo dico adesso, un filato più fino. Quindi anche 3, 2 e mezzo, perché vi verrà ancora meglio. Vi verrà più scultoreo, più arricciato, più definito e che sia acrilico. In questo caso è venuto un po' più morbida. Come forma, lo stesso accade con la lana, però appunto con l'acrilico vi viene un effetto totalmente differente. Va bene, è tutto. Fatemi sapere se avete provato anche voi a farla. Lasciate un like, condividete il video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima lezione di uncinetto iperbolico. Vi ringrazio e mandatemi anche le foto sulla pagina se vi ha divertito questo video e vi ha divertito fare uncinetto iperbolico. Ciao a tutti!